Udimmo una voce, corremmo all'appello, il segno di croce sta sul mio fratello. Nel segno struggente di mille bandiere, vittoria alle schiere di fiamme e d'ardore. O bianco fiore, simbolo d'amore, con te la gloria della vittoria. O bianco fiore, simbolo d'amore, con te la pace che sospira il cor, con te la pace che sospira il cor. Dai campi bagnati del nostro sudore veniamo crociati di Cristo nel cuore. Veniamo, cantiamo la nostra canzone. Noi siamo legione, corriamo e vinciamo. O bianco fiore, simbolo d'amore, con te la gloria della vittoria. O bianco fiore, simbolo d'amore, con te la pace che sospira il cor. Con te la pace che sospira il cor. Dall'arse officine. Dall'ardua miniera, venite su al fine alla nostra bandiera, venite e cantiamo la nostra canzone, noi siamo legione, corriamo e vinciamo. O bianco fiore, simbolo d'amore, con te la gloria della vittoria. O bianco fiore, simbolo d'amore, con te la pace che sospira il cor, con te la pace che sospira il cor. La nostra falange di pace è foriera. Chi soffre, chi piange, chi crede, chi spera. Venite, cantiamo la nostra canzone. Noi siamo legione, corriamo e vinciamo. O bianco fiore, simbolo d'amore, con te la gloria della vittoria. O bianco fiore, simbolo d'amore, con te la pace che sospira il cor, con te la pace che sospira il cor. Bene, scritto ai primi del 1906 da Dario Fiori, pare, un sacerdote sostenitore molto attivo nell'organizzazione delle azioni sindacali cattoliche in Toscana a inizio del Novecento. Questo canto, in una versione leggermente diversa, che adesso tra poco andiamo a leggere, era stato adottato da Luigi Sturzo come inno del Partito Popolare. Il Partito Popolare, che ricordiamo, è una delle forze che la forza principale da cui poi si originerà nel dopoguerra la Democrazia Cristiana. Altri attribuiscono invece che a questo Dario Fiori, ad un certo Amilcare Berzieri, sacerdote, pare sospeso a Divinis, pare, la paternità dell'inno. O bianco fiore comunque divenne in seguito l'inno ufficiale della Democrazia Cristiana. Allora, lo leggiamo oggi, o bianco fiore, simbolo d'amore, inno della Democrazia Cristiana, perché oggi è una data importante, o lo sarebbe stata, o lo è comunque. Oggi, non soltanto oggi, e non a caso nel 1978, 35 anni fa, sì, vabbè, non importa cos'era, non era a caso nel 1978, ne parliamo un'altra volta. Comunque. Oggi è una giornata importante perché oggi sarebbe stato l'anniversario della vittoria nelle elezioni politiche del 48. Nel 1978 lo era, nel 1978 in pieno sequestro Moro, quando poi in pieno sequestro Moro, quando ha Alepo, sì, vabbè, inutile che balbetto. Era partito così bene, mi sono perso. Comunque, nel 1978, il 18 aprile, sarebbero stati 30 anni esatti di 30 anni esatti di, diciamo, di monopolio democristiano nel governo. Cioè, dal 48 al 78, ma anche in seguito, non ci fu un governo in cui la maggioranza non era della Democrazia Cristiana. E ricordiamo, diciamo qualcosa sul 18 aprile del 48. Le elezioni politiche del 1848 per il rinnovo sia della Camera che del Senato, dopo la guerra, dopo il referendum su monarchia o repubblica, eccetera, si tennero il 18 aprile. E dopo quella del 1946, appunto, monarchia o repubblica, referendum, costituirono la seconda consultazione elettorale a suffragio universale della Repubblica Italiana. Bene, in queste elezioni politiche che vedevano schierati da un lato, cioè,
come principali avversari, poi c'erano anche partiti più, altri partiti, insomma, che videro schierati, insomma, come partiti principali, da un lato la Democrazia Cristiana e dall'altro il Fronte Democratico Popolare, che riunì una lista che comprendeva sia il Partito Comunista Italiano che il Partito Socialista Italiano. Ecco, la Democrazia Cristiana con queste elezioni si aggiudicò la maggioranza relativa dei voti e quella assoluta dei seggi. Ecco, il partito allora era guidato dalla Democrazia Cristiana dal famoso Alcide De Gasperi, ottenne 4,6 milioni di voti in più, con un balzo del 13% rispetto alle elezioni della Costituente, e fu allora che si contrappose, come dire, che la Democrazia Cristiana diventò il partito di riferimento, diciamo, del blocco per l'elettorato anticomunista. Ecco, dall'altro invece dispersi PC, che comunque è forte, insomma, e Partito Socialista. C'è da segnalare che nelle elezioni del 48 Partito Comunista e Partito Socialista raggiunsero il 31% dei voti, e quindi i due partiti principali della sinistra dell'epoca ottennero insieme meno voti di quanti ne avevano conquistati separatamente nel 46, nelle elezioni precedenti. E anche questo dato elettorale influì pesantemente sulla scissione socialdemocratica guidata da Saragat l'anno precedente. Vabbè, è chiaro che c'era già iniziata la guerra fredda, una serie di questioni. Adesso io comunque, insomma, da come sto dicendo, a spizzichi e bocconi le cose un po' confusamente, sì. Torna indietro, guarda che fa questa vecchia DC, fammi un